rappresentanza di tutti i rappresentanti regionali maschi, indipendentemente dal partito di appartenenza, e ha ad oggetto, come avete visto nella convocazione, il tema del dimensionamento delle scuole sulla città di Roma. Lo facciamo dopo che settimana scorsa abbiamo partecipato tutti noi all'audizione richiesta dal consigliere Rossenigo, del provveditore e sindaco di Como, e volendo in qualche modo utilizzare con più calma e soprattutto con un riferimento più locale questo tema, abbiamo pensato di in parte ripercorrere quello che è uscito durante la commissione, in parte magari specificarlo meglio e fare un minimo di proposta. Tutto nasce ovviamente, come sapete, dalla decisione pressoché unilaterale del sindaco di Como di voler procedere nel percorso di chiusura di alcuni plessi scolastici che hanno una loro rilevanza, storicità e appartenenza per la comunità di Como, e chiarendo ovviamente come primo appunto che questa è una decisione che, norme alla mano, competenza alla mano, è di esclusiva competenza e riferimento del sindaco di Como. Non si deve giocare sulle parole, nel senso che la Regione Lombardia non autorizza nulla, la Regione Lombardia prende atto di decisioni che vengono trasmesse dai singoli comuni all'ambito provinciale, che a sua volta prende atto ovviamente di questi piani e di queste decisioni e le trasmette nella Regione Lombardia, che nulla può fare rispetto a questo. In un'ottica generale di dimensionamento rispetto alla provincia di Como, in generale rispetto alle province lombarde, non c'è evidentemente alcun problema di dimensionamento rispetto al rapporto tra aule e alunni. Le indicazioni regionali invece danno solamente una chiara ed esplicita raccomandazione e indicazione sul metodo con cui queste scelte esclusive fatte dai sindaci devono essere prese, e indicazioni regionali appunto pongo l'attenzione al fatto che le operazioni di dimensionamento devono essere attuate tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con tutti i soggetti interessati e con gli uffici scolastici territoriali.